Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi siamo arrivati al sesto giorno di riassunto di questi 365 giorni insieme. E di cosa andiamo a parlare in questo sesto giorno di riassunto? Beh, oggi voglio parlarti di maggiore chiarezza. Che cosa voglio dirti con questo? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Parlarti di chiarezza e perché è importante che tu abbia chiarezza? Beh, semplicemente perché se c'è un giorno che è molto nuvolo, comunque c'è la nebbia, non puoi vedere bene dove stai andando, no? La stessa cosa succede nella vita. Se passi la tua vita correndo da una parte a quell'altra, da una sensazione a quell'altra, da una persona a quell'altra, da un'opportunità a quell'altra, beh, non riuscirai a realizzare i tuoi sogni. Perché non ci vedi chiaro, devi imparare a vederci chiaro. E come puoi fare a vederci chiaro? Beh, devi capire esattamente dove ti trovi adesso, quali sono le tue sensazioni, quali sono quelle cose che ti mancano, quale è la tua zona di comfort, quali sono le persone che ti circondano. Devi fare un esame della tua vita oggi. Cosa ti piace, cosa non ti piace e cosa vorresti cambiare. In più, un altro punto fondamentale che devi tenere assolutamente chiaro sono i tuoi obiettivi, sono dove vuoi arrivare, perché la vita non è altro che un continuo cambiamento e una continua crescita. Quindi quello che devi fare è capire dove ti trovi ora per poter andare dove vuoi andare, per poter andare verso i tuoi sogni, verso la tua felicità. Quindi devi come accendere una luce per capire tutte queste cose. Come fai? Cos'è il miglior modo, per poter capire dove ti trovi e dove vuoi andare? Beh, il miglior modo per fare chiarezza nella tua testa è farti delle domande giuste. Quali sono queste domande giuste? Beh, sono tutte quelle domande che ti aiuteranno
ti stimolano a pensare a te stessa, che ti stimolano a capire di più te stessa. E beh, fondamentalmente per ascoltare la risposta giusta devi fare quello che ti dicevo qualche giorno fa, e cioè ascoltarti. Devi ascoltare il tuo corpo perché il tuo corpo sa già qual è la risposta giusta per te. Quindi farti le domande giuste per sapere dove ti trovi e fatti le domande giuste per sapere dove vuoi andare. Ricordati che nessun sogno e nessun desiderio è impossibile. Tutto si può realizzare. Solamente ti serve un poco di autostima, un poco di chiarezza appunto per decidere i passi da fare per poter arrivare a quel sogno. Quindi fatti le domande giuste, cerca di fare chiarezza nella tua vita per sapere dove ti trovi e dove vuoi andare e poi fai di tutto per raggiungerlo. Domani ti aiuterò e ti dirò come fare per raggiungere questo desiderio che ti sei prefissata. Mi raccomando, l'obiettivo, il desiderio che vuoi raggiungere deve essere un obiettivo che puoi misurare, che puoi capire quando lo hai raggiunto e deve essere un obiettivo che la tua mente non percepisce come impossibile e in più deve essere un obiettivo abbastanza grande da poterti muovere. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia, quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!